Quando entri in una discoteca e la puzza di sudore, invece di farti eccitare, ti fa venire voglia di sbroccare, vuol dire solamente una cosa. Stai diventando vecchio ed è arrivato il momento di dedicarti a cose serie. Ma l'ha visto la figlia che cazzo di pantalone ce l'aveva? Cioè, può una bambina mettersi col pantalone? Ora una nana. Denuncia sociale. A questo dedicherò questa parte della mia carriera. Ah, dimenticavo di dirvi. Sono Rocco, faccio il regista e forse vi ricorderete di me per opere formative che hanno segnato generazioni e generazioni del calibro di Coccinella. Quindi dico, libera come una danza, ascolta la musica e la sua frequenza. La testa ti girerà forte che non è mai stata così leggera. Per questa mia prima inchiesta sono andato in centro per capire com'è, come cazzo è l'acqua a Milano. Adesso proviamo subito il colpo gobbo al caffè Motta del grande amico, del mio grande amico Paonessa. Te ti fidi, beh? Ti fido che? Vediamo se ci fanno bere l'acqua. Allora abbassa la camera e proviamo. Ovviamente entriamo nelle attività che ci hanno segnalato in incognito. Ti posso chiedere una cortesia, mica mi puoi dare un bicchiere d'acqua? Un bicchiere d'acqua? Si può fare, eh? Subito. Ah? Sì, grazie. Come avrete potuto notare, ricevo un sì, ma non tanto convinto. Da qui parte un'attesa spasmodica di diversi minuti. Fino a una domanda che mi fa ben sperare. Naturale. Poi però altra attesa, altri minuti. Me ne sto quasi uscendo disilluso dall'umanità quando a un certo punto... Grazie, gentilissimo. Veramente un buon bicchiere d'acqua, come ne ho bevuti pochi in vita mia. Grazie, arrivederci. Di conseguenza, nonostante l'attesa, iniziò a fare una recensione molto molto positiva. Devo dire ottimo, perché anche se era piccolo, servizio un po' lento, siamo al caffè Motta, ricordiamo, e acqua fluida, vera la marca. Finché il mio cameraman non mi fa riflettere su un fatto. Allora, no, il discorso è questo. Probabilmente ci ha messo tanto tempo per servirmi. Perché? Perché ha chiesto alla proprietaria, dato che era un ragazzo, ha chiesto alla proprietaria se darmelo gratis o meno. Poi mi avrà riconosciuto molto probabilmente e me l'ha dato gratis. Invece di 8,5 diamo un 8 meno. 8 meno perché me l'ha dato, perché mi ha riconosciuto. Da questo mio primo approccio ho capito che non potevo basarmi solo su me stesso. Stiamo cercando il miglior bicchiere d'acqua di Milano, signora. Secondo te riusciamo? Milano non è buona. L'acqua a Milano non è buona. Affermazione pesante, sì, ma ricordate, il popolo non mente e non perdona. Stai riprendendo? Scusa, posso interromperti un attimo, fare una domanda? Eh? Ok. Applauso. Senti, una domanda, sì, volevo farti rapida. Ma chi è che ti ha messo qua a suonare? Di certo poteri molto forti, ma questo lo approfondiremo nella prossima inchiesta. Cosa ne pensi dell'acqua a Milano? Dell'acqua a Milano? Da bere? Eh sì. Buona. È buona, è buona. Quale acqua preferisci? Poi vabbè, io a casa anche, perché mia mamma la voleva, quello, il rubinetto che purifica, no? Il purificatore. Beh sì, no, io parlo non dell'acqua, dell'acqua che ti servono tipo al bar, al ristorante. Ah. A volte pure del rubinetto. Ma io penso sia un peccato. Meglio del rubinetto. Eh? Meglio, ah, sì, cioè, perché sei un artista quando... di strada. No. Sarà stata genuina la risposta del giovane menestrello? Non lo so. Non lo so. Però quello che so è che devo andare avanti. L'acqua a Milano. Cosa ne pensa dell'acqua a Milano? Ma che non sono di Milano io. Cioè non beve di... mai acqua a Milano? No. Non che non me l'aspettassi, ma inizio a percepire una certa omertà. What do you think of the water in Milan? No, I'm here for one. Ma per fortuna di questo mondo, ancora esiste qualche animo impavido. Cosa ne pensa dell'acqua a Milano? Posso dire? Sì. Fa schifo, pieno fa di calcare. Di calcare. Quando un uomo bramoso di verità, un uomo come me, incontra una donna coraggiosa, quella donna non deve lasciarsela scappare. Ma lei di dov'è? Io da Algeria. Tu di dove sei? Scusa, perché io poi sei molto giovane. Ma lei è una donna ricca. E cosa mi avrà risposto? Cosa mi avrà risposto? Non sono cazzi vostri. L'acqua è un cazzo vostro. Questa inchiesta è un cazzo vostro.
ed è molto confuso a questo punto, troppi pareri discordanti. Vediamo come va, qua c'è meno gente, secondo me cazzo che non me lo danno, però vediamo. Questo mi è stato segnalato, questo posto, da Giovanni Benincasa, un mio follower, uno dei miei pochi follower, un ragazzo molto sensibile che soffre di depressione e solitudine. Quindi aiutiamolo, aiutiamolo a non sentirsi più solo iscrivendovi al canale. Scusi, mica posso avere un bicchiere d'acqua, per favore? Grazie. Ah, è già pronto. Perfetto. Grazie mille. Arrivederci. Qui fila tutto liscio, forse troppo. Pare brutto se mi soffio il naso così, sì, eh? Un po' sì, ma non mi sto soffiando il naso, mi sto pulendo dal freddo. Comunque, bar la donna, bicchiere d'acqua già pronto. Signorina, già pronto, ce l'aveva già, l'aveva già lì. Una bella raga. E praticamente già pronto, però bisogna essere onesti, secondo me, non sono sicuro al 100%, però secondo me era un bicchiere di acqua della fontana. Cazzo, non ho fatto, non ho detto nulla, l'ho preso, l'ho bevuto, era buono, succulento, mi dava pure quel senso di appagamento delle vie respiratorie, però un po' meno buono rispetto a quello, però la quantità era di più, no? Era di più. Quindi direi quello è un 8 o meno, questo anche per la cortesia, per la velocità, metto un 8 più, acqua inferiore, però ho preferito il servizio. Come vedete, nelle conclusioni sono poco lucido anch'io. Perché oggi sappiate che è molto facile essere traviati. Cosa ne pensate dell'acqua a Milano? Allora, è terribile. È terribile. Allora, io non capisco perché quando apri il rubinetto a Milano ci arriva, cioè, sembra che c'è la cascata. E poi è imbarazzante. Vabbè, dipende assurda. Dove stai. No, tutti me lo dicono, ha una pressione assurda. Questa è la risposta vera, sincera della ragazza, che per correttezza nei suoi confronti e nei vostri confronti riporto. Però fate attenzione. Siamo stati pagati dal comune di Milano per parlare bene dell'acqua a Milano. Ah, okay, ecco. Pagati poco, come vedi. Una piccola bugia. Ti chiedo la cortesia, ti rifaccio la domanda e tu mi dici. Ma solo io? Solo tu, solo siete. Vedi che bello, no, è vero che c'è un bello sguardo. Allora, c'è degli occhi molto belli. Una bella sviolinata, per quanto sincera. Tu fai l'indifferente, fischietta, ascoltami. No, no, serio, no. Fischietta così. Ma io non fischietto. Vabbè, non fa niente, fai finta, io arrivo e ti faccio la domanda. Vai. Un minimo di organizzazione. Che ne pensi dell'acqua a Milano? L'acqua di Milano, ma mi capita delle volte di berla, è molto buona. E il gioco è fatto. Potresti definirla l'acqua migliore di questo pianeta? Cioè, no, questo non lo posso dire. Perché? Ma non è vero. Vabbè. Ma come puoi dire una roba del genere? Dici che esagerato. Beh, insomma. Va bene, dai, allora vogliamo più basso. Potresti definirla l'acqua migliore d'Italia? Beh, non ho assaggiato tutte le acque d'Italia, però posso dirti, per ora sì. Avete visto quanto è facile traviare l'informazione? Per questo motivo, la mia sete di verità non si ferma. Ora proviamo questo tabacchino San Babila Caffè, che secondo me non ce la dà l'acqua gratis. Io punto su questa cosa qua, punto forte. Però se ce la dà, credo sia la migliore. Attenzione. Mi scusi, per cortesia, posso avere un bicchiere d'acqua? Grazie, gentilissimo. Purtroppo stavolta, però, le mie aspettative vengono pericolosamente deluse. Pericolosamente. Devo dire che subito mi hanno dato il bicchiere d'acqua, veloce, senza problemi. L'unica cosa era molto fredda. E con questo tempo l'acqua fredda può far male, sembra soprattutto a gente che ha la mia età. Quindi direi un... Poi il bicchiere è riempito un po' a cazzo, non mi ha sorriso più di tanto quando gliel'ho chiesto. Quindi un 7 perché ce l'ha data, però un 7 meno. Ora però è arrivato il momento di parlare dello sponsor di questo video. Ah, minchia, è buono. Pensavo, non è come, non è commerciale, cioè, non è un... artigianale, sì, no. C'è lievito madre, lievito 24 ore, e è un pasticcere di livello abbastanza alto. Uno tra i 100 pasticceri migliori del mondo. Ma la bravura del grande reporter è quella di prendere più piccioni con una fava. Cosa ne pensi dell'acqua a Milano? In che senso l'acqua, quella del rubinetto? Finalmente una domanda intelligente, una domanda su cui si potrebbe costruire un castello di carta, però, destinato a crollare.
Di conseguenza meglio cambiare discorso. Un'acqua buona che caratteristiche deve avere per te? Per me è naturale, perché non mi piace quella frizzante. Però come caratteristiche, non so, una vale l'altra, diciamo. Cioè ti deve far del bene quando bevi, fa... Per arrivare alla conclusione più istituzionale possibile, vogliamo fare un appello alle persone a bere l'acqua e a bere l'acqua di Milano. Bevete l'acqua di Milano. Ma più che deciso. È buonissimo. Però fammela come se fosse che devi andare il panettone. Se non ho molta voce, quindi... Prova a guardare in camera decisa. Bevete l'acqua, mi raccomando, soprattutto quella di Milano, perché è buonissima. È chiaro, ragazzi. Buonasera, ora siamo qui vicino al grande Marchesi, Gualtiero Marchesi, pasticceria da Milano dal 1824. Addirittura io pensavo che il mondo non esistesse nel 1824. Non è Gualtiero Marchesi. Gualtiero Marchesi è stato un grandissimo cuoco. Questo è un altro Gualtieri, un pasticcere. Poi ho controllato, insomma. Però in un'inchiesta senza macchie, una, diciamo, quisquiglia del genere potete anche concedermela. È stata segnalata questa pasticceria dove si beve una delle migliori acque di Milano da Ignazio Laprua, un mio appunto follower, uno dei miei pochi follower. Fottiti ad iscriverti al canale. Senti, scusa, posso chiederti un bicchiere d'acqua? Sì, sì, grazie. Sì, naturale, naturale. Mamma mia, quando era buono. Grazie, arrivederci. Servizio magistrale. Esperienza veramente bella, paradisiaca la definirei. Allora, è vero che la porzione era minima, cioè proprio mi ha messo l'acqua centellinata, però era una bottiglia di vetro, un'acqua di altissimo livello, non ho letto la marca, ma era fantastica. La temperatura era perfetta, nel senso che non era troppo fredda visto il clima, non era troppo calda, perché se era troppo calda l'acqua la calda comunque fa cagare. Cazzo, un sapore che a distanza di mesi ancora sento dentro di me, nella gola, nell'esofago, nelle pupille gustative, nelle papille. Quindi Marchesi 1824, pasticceria, grazie Ignazio Laprua, voto 10. Anzi no, 10 no, perché mi riservo 9 più. A questo punto tutto si sta evolvendo verso un docile epilogo. Allora ragazzi, siamo arrivati all'ultimo bicchiere d'acqua nell'ultimo bar che ci è stato consigliato dai nostri utenti. Questo da chi ci è stato consigliato? Da Slavola Raspa, se non sbaglio. E qui non a caso taglio il nome dell'attività. Volevo chiedere una cortesia, se possibile. Signore, posso avere un bicchiere d'acqua? Posso avere un bicchiere d'acqua? Un euro. Avete sentito bene, signori, un euro, 1924,37 lire. Però è l'unica persona, ve lo giuro, che non mi ha dato l'acqua gratis. Io gliela pago pure un euro, si figura. L'acqua del rubinetto, sì. No, però... Se io avessi una leggera calcolosi, nel senso, me la darebbe quella gratis, quella del... Cioè, si paga. Okay. Io sporco un bicchiere, lo lavo, lo disinfetto, lo sterilizzo, uso il detersivo per lavarlo, e perché non devo farle pagare l'acqua? Io spendo 4.000 euro all'anno di acqua potabile, per cui capisci che io te la... Io la capisco perfettamente, ma è un infatti non è che adesso era giusto la domanda, è l'unica persona che non me l'ha data. Negli altri bar non le fanno pagare l'acqua. No, ma secondo me perché hanno detto di fare così. No. Cioè io sono d'accordo con lei, bisogna far pagare l'acqua. Condanno, sì. Però a questo punto cerco di aggraziarmi la signora, perché alla mia sinistra si palesa uno spiraglio per me. Una possibilità. Ma lei, no? Tu, ti do del tu perché preferi. No, non so. È una persona ricca, benestante. No, perché sto cercando una fidanzata, io un po' ricca, che mi possa offrire pure il bicchiere d'acqua. Che altro dire, ragazzi? Con un velo di amarezza, ecco a voi le conclusioni. Allora, conclusione: non ho bevuto l'ultimo bicchiere d'acqua, quindi Slavola Raspa mi hai preso per il culo, mi hai consigliato il posto in cui non me lo davano. La signora mi ha spiegato anche perché fa pagare il bicchiere d'acqua un euro, perché siamo a via della spiga, un po' esagerato, però ha le sue ragioni. L'acqua minerale ha un costo, il bicchiere che lei lava ha un costo, tutto ha un costo, e vabbè, paghiamo l'acqua. Certo, non si dovrebbe negare il bicchiere d'acqua a nessuno, però c'è da dire che le altre quattro caffetterie dove sono andato, tutti quanti in centro me l'hanno data, mi hanno dato un buon bicchiere d'acqua, tutti quanti sopra il 7, però il miglior bicchiere d'acqua di Milano centro, attenzione centro, quindi primo episodio, è...
senza dubbio il bicchiere d'acqua bevuto nella pasticceria di Gualtiero Marchesi. Non è Gualtiero Marchesi. Un bicchiere d'acqua di altissimo livello, quindi signori, se volete venire a Milano a bere dell'acqua anche dal sud, dall'estero, venite nella pasticceria di Gualtiero Marchesi. Non è lui, cazzo, non è lui! Dal 1824, vicino a Monte Napoleone, la via, non me la ricordo. Alla grande, ragazzi, al prossimo video.